fatto, dovrebbe essere più o meno una mappa molto chiara, fra un po' di mesi. A me non lo però ho che palato da più questo mi è tutto. Mi stanno facendo recuperare, secondo me non è solo un fattore mezza, che cominciava alle 7, quindi 5 e 9. Adesso però. È partito il video. Ma sì, li hanno appena risolati, volevo provare com'è. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Lamon e ci avviciniamo alla ferrata del Monte Coppolo. Pensate che questa ferrata è chiusa dall'anno 2000 ed è stata riaperta proprio l'anno scorso. Andiamo a farci un salto. Abbiamo fatto solo secondo e terzo tratto della ferrata e siamo arrivati al Monte Coppolo. E il primo tratto lo faremo. Sì, e soprattutto quando arrivate al cartello provare per credere, Monte Coppolo, non prendete quel sentiero lì, ma continuate su quello che stavate facendo, altrimenti perderete anche voi il primo pezzo di ferrata. Intanto adesso andiamo a vedere com'è, che andiamo proprio là. La faccio lì, e la metto sul gruppo. Fuori l'Africa, mezzo giro. Un matrimonio normale, no? Perché eri qua? Qua? Prendendo a sinistra dal grande ometto, seguiamo per altre tracce ometti in mezzo al bosco. Camminava tutto lì in cresta, si scendeva da qua, qui c'è il sentiero e ti porta là. Neanche pestato? Sì? Un'altra, sì, si può scendere. Questo è il terzo tratto adesso, abbiamo fatto il secondo, quello è il terzo. Ma non passa dalla parte di Isha. Che va giù e sale là. C'è una tabella attaccata al muro, adesso abbiamo fatto la seconda parte, andando a destra, facciamo il terzo tratto di ferrata. Il pilastro della mezzaluna. Che caldo!
tutto per aiutarsi con le scarpe. Un po' atletico, l'hanno gradinata un po' la cosa di cane. Lì. Siamo già sul pezzettino di ritorno, l'ultimo tratto attrezzato per arrivare là al passo e dopo c'è il sentiero che ci porta. Vedrete delle ore a fare. No, in teoria c'è il pezzettino, la paretina, sì. Qui a destra abbiamo l'attacco della ferrata. No, adesso che mi devo fermare con me. Eccoci, all'attacco. Aria nera, aria antivento. Vita. Quella. Aria nera. Aria nera. Dovevamo fare l'anno scorso con loro creste del Col di Luna. C'è una montagna che si chiama Col di qualcosa. Grazie al Col lo chiamano montagna di sangue, roba del genere. Oh mamma, questa zona qua è stata testata. Quindi vuol dire che ti sei arrivato in armonica. Ah sì. Guarda. Ah ecco. Qui iniziava inizialmente la ferrata. Dal passo dei 6 del 71. Lo prendevi da là prima. Dritto. Dritto. Ho trovato questa cinghia, ma sì, beh, rifatta alla fine. Sì.
Se le hanno tu non correre. Saluta Sandy! Siamo sulla testa, Sandy! Siamo sulla tua testa! Sì, col cane! Arrivo! No, che si tira fuori il cellulare qua! Casca! Come si chiama questa cima? Archil. Come si chiama? C'è scritto, guarda, cima Archil. Chiediamolo al cima. Poi nel kite hanno raggiunto, Che chiotti. Allora torniamo indietro. Questa è la tabella della, non dico vecchia ferrata, ma la ferrata iniziale partiva proprio da qua, dal passo dei 6, e si raggiungeva proprio da laggiù. Invece tutto questo tratto qua è nuovo, perché adesso l'attacco è qua. Quella è la scheda che sali su per la parata. Anche qui non doveva esserci neve, invece guardate ragazzi, guardate ragazzi, con un po' di neve. Guardate qua quanta neve. C'è anche un'elica. E ti ho detto che è l'elica di qualcosa? Sì, sì. Al Monte Piazza è un po' pilla. Allora, stamattina ci siamo fatti fregare da questo cartello che ci porta su al Monte Coppola e tutto, ma ci fa fare la direttissima e ci ha fatto saltare il primo tratto della ferrata, che è quello che vi ho fatto vedere per ultimo. Cioè, noi adesso la ferrata l'abbiamo fatta in due pezzi, invece dovevamo continuare per il nostro sentiero, quello di stamattina, e dove c'è il grande ometto, continuare diritti.
e continuando diritti arriviamo direttamente all'attacco, quello che vi ho fatto vedere. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video.